questo atto è pieno di una simbologia che davvero parla a tutti. La vittoria, potremmo dire, della luce e della speranza sull'oscurità. E già semplicemente dire questo rende chiaro quanto questo atto parla in questo momento alla storia di tutti noi. E purtroppo avviene in un giorno drammatico, perché oggi, ancora oggi, nel nostro paese sono oltre 800 i morti che ci dicono quanto ancora viviamo in un tempo dell'oscurità e quanto tutte e tutti dobbiamo unirci per riaccendere la luce della speranza. E questa luce della speranza si potrà riaccendere se, come stiamo facendo, appunto, uniti questa sera, riusciremo a combattere e a vincere e a ricostruire un futuro. Quindi voglio dire alla Presidente Dureghello, di nuovo, ancora una volta, grazie, perché è un atto che si inserisce in maniera ideale e centrale allo stato d'animo della nostra città, della nostra regione, ma mi permetto di dire del nostro paese.